ho avuto un dono magico da questa poveretta, questa povera signora, questa ragazza attempata che si chiama Carfagna, la quale per mostrare il suo potere mi ha dato uno spazio meraviglioso, che io tra l'altro ho intuito in una dimensione diversa, perché non potevo immaginare neanche in una sceneggiatura un esito così straordinario. Ho semplicemente detto, siccome io ritengo che sia un mio diritto violato cacciarmi, se volete mi portate via. Loro sono venuti, io non ho fatto resistenza, potrebbe essere la prossima volta che farò i pugni con i commessi, sì. Sono semplicemente lasciato portare via, sì. Potevo anche fare resistenza. Normalmente il deputato cacciato, non solo il primo, al terzo richiamo esce da solo, tanto da fuori. Invece io ho detto no, se volete mi portate fuori. Quella è stata la mia intuizione preterintenzionale, perché è nata quell'immagine di un corpo trasportato che ha richiamato a intelligenti e coltivati osservatori tutti quei collegamenti con Raffaello e Caravaggio che spopolano. Quindi ho avuto un culo pazzesco, ringrazio la Carfagna, ringrazio quell'altra Bertoletti, Bertolucci, Bertolulla che ha creato questo problema dove non c'era. Se poi uno mi sente, si rende conto che perfino quel disperato di Giachetti, che non doveva fare questo intervento perché ha l'immunità parlamentare, quindi ha approfittato, cosa logica che uno l'abbia, ma io in realtà l'ho risentito, cito Cossiga. Ora che uno mi dica che non posso citare il Presidente della Repubblica in un intervento, vuol dire che Giachetti è un coglione, e lo dico fuori dal Parlamento, mi quereli, è un coglione, è un incapace coglione, è un zucca vuota, è anche mio amico. Dall'altra parte è quello, per dire come ragiona, che quando ci fu il taglio dei parlamentari proposto dai grillini, si alzò e disse: io sono contrario al taglio dei parlamentari, quindi voto a favore del taglio dei parlamentari. Sì, sì, sì. E poi raccoglierò le firme per togliere questa legge. Ricordo sbagliata. Benissimo. Dico, ma come cazzo ragioni? Ti ricordi Pannella? Sì. Mi ha detto, ah, ma tu non dovevi farlo, non mi convincerai, perché siccome eri alla Camera tutelato dalla insindacabilità non dovevi dirlo, perché fuori ti avrebbero querelato. Ma querelato che? Ho detto che c'è una parte di una censura corrotta, che è un dato di cronaca, incapace totale. Giachetti ha fatto incassare più di tutti. Poi c'era quella Giulia Sarti, che dopo che si è montata con i soldi dei rimborsi decine prese per fare delle riprese dei suoi rapporti amorosi con il suo fidanzato, ed è stata cacciata dalla Commissione Cultura e sta in un partito che è andato avanti col vaffanculo, dice Sgarbi è maleducato, dice le parolacce, non dovrebbe stare in questa Camera, ma brutta incapace, piccola incapace, nulla, nulla. Vittorio, io torno. La morale a me, sì, no, no, le morale. No, si è fatta riprendere mentre scopava con il suo fidanzato. No, vabbè, quello non è sicuro che fosse lei, non è... No, 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 è assolutamente certo che era lei. Ma... il problema è se ha speso veramente i soldi. In ogni caso, chiunque sì. con i soldi propri, come potrebbe fare lui, o potrebbe fare lui, monta una telecamera sul suo letto, sì, si fa quello che gli pare, certo. Che lo paghi la camera sarebbe grave, ma anche solo montarti una cinepresa per riprendere le tue scopate prova che sei una morta di sonno, ecco. Sei una che vuol fare la spiritosa e fai la predica, beh, si vergogni, chiudi gli asarti del cazzo. Allora fermo, pure. Fermo Vittorio Sgarbi, ma la cosa più rilevante però era proprio quella che dicevamo all'inizio, pensare e sapere che Sgarbi superi se stesso è una notizia, quella è una notizia, volevamo... Sì, è una notizia, però dico, sì. Qui sono stato aiutato dalla Carfagna. Sì, certo, certo, e dalla censura io, in genere, no? Ho fatto una cosa, sì, e la censura connessa del loro comportamento, non pensavo a tanto, pensavo comunque di fare il mio gesto, ma che avrebbe avuto questo riscontro di grandissimo consenso e soprattutto di accostamento dei capolavori, mi ha indotto a fare l'articolo ieri su due pagine del giornale per l'eccezionalità dell'accadimento, che io sono diventato un'opera d'arte. D'altra parte non è una presunzione, perché i performer, quelli che fanno le opere d'arte con il corpo, fanno diventare arte quello che stanno facendo, quello che fanno, cioè la loro posizione non è legata alla pittura, è legata, c'è un artista che si chiama Ontani che recita Endimione. Io non pensavo di recitare Raffaello e Michelangelo, ho fatto un tableau vivant, ci sono dei bravissimi teatranti che fanno dei tableau vivant, cioè creano con il loro corpo i quadri. Io lì ho creato un'opera d'arte, tra virgolette, ma nello spirito che il nostro secolo ha dato alle performer, alle performance dei performer, cioè di quelli che fanno arte con il loro corpo.